Che hai, Pirla Svuso? Quella maglia della Juve a Napoli. Costretto a togliersela tra... Però fammi dire una cosa, Manfred qua. E poi. Allora, loro volevano fare, immagino, un video divertente. A uno dei ragazzi con la maglia della Juve. Già. Che poi, Isaac, io non l'ho visto il video, però ho visto nelle storie che c'erano, che comunque prima ce l'avevate, mi sembra questa qua che abbiamo appena visto, del Napoli, ve la siete tolta, ce l'avevate della Juve. Cioè, avete fatto... Tu sei andato lì per far cosa? Raccontaci un attimo. Quello lì aveva la maschera di Osimhen, giusto, Isaac? Esatto, esatto. Io avevo anche la maschera di Osimhen, esatto. Allora, noi siamo andati là per, diciamo, provare, ok, che comunque questo odio così tanto da parte dei napoletani nei confronti della Juve, alla fine poteva essere comunque, cioè, alla fine non era così, diciamo, grave come sembrava, ok? Volevamo, diciamo, ammazzare questo stereotipo dell'odio nei confronti... Vedo che l'avevate già fatto anche a Milano. A Milano, sì. Com'era andata lì? A Milano, quando l'anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto. Mannaggia loro, e noi ovviamente interisti siamo andati in Piazza Duomo con la maglia, ecco, dell'Inter. Anche lì è stato un bel esperimento, anche lì, e ne siamo usciti abbastanza intatti anche là. Sì, abbastanza. a me non credo riuscirebbe mai di uscire intatto, però ecco, no, se ci vuoi raccontare meglio ecco cos'è successo in quello spezzone lì, immagino ci fosse un signore che vi ha un po' minacciato, giusto? Sì, allora era andato quasi tutto bene, ok, verso la fine arriva, noi decidiamo di fare un ultimo, diciamo, spezzone con le maglie della Juve. E appena... Però posso chiederti una cosa, Isaac? Voi, perché noi ci abbiamo avuto Enerix e anche lui è andato in un momento del genere, che era la festa scudetto del Napoli, no? Eravate indecisi se farlo o no, quella lì? Cioè, l'avete tenuta come ultima, che ha detto va dai, se va... Allora, com'è andata? Allora, la cosa è stata, prima di vedere la reazione, diciamo, del tipo, cioè, dei tifosi napoletani, con le altre maglie, ok? Prima di decidere veramente di... Quindi sei partito alla larga, con cosa sei partito? Con cosa siete partiti? Partito col Genoa. L'Avellino. Allora, come prima maglia, l'Imperino... si era messa quella... Allora, inizialmente sia Perino che Gnabry avevano la maglia dell'Inter. Ok. E già lì, cioè, pur avendo la maglia dell'Inter, che era la squadra che stava giocando contro la Lazio... Ah sì, che se vinceva consegnava lo scudetto, se vinceva l'Inter, insomma. Esatto. Anche lì, comunque, qualche insulto è scappato lo stesso. Anche lì, ok? E, cioè, insulto. Qualche, diciamo, disaccordo, ok? No, come disaccordo? Commento. Vabbè, però ragazzi, voi lo fate per esperimento sociale, certo. No? Però è normale, cioè, se no non è che viviamo in un mondo incantato. Ma sì. Anzi. Diciamo che anche lì, comunque, cioè, qui... qualche reazione non... Sì, arrivi a questo momento però, quindi maglia dell'Inter, poi cos'è successo? Abbiamo detto, alziamo di più la posta. Esatto. E poi, diciamo, c'è stata la maglia della Salernitana, okay? che era la squadra che stava giocando in quel momento contro il Napoli, ok? E anche lì io guardavo Pierino, cioè, io dicevo, bro, ma tu sei fuori di testa, cioè... Ah, ok, no, perché... ...in questo momento e già stanno tutti un po' incavolati. Se poi gli vai pure in pace con la maglia della Salernitana,
addio, ok? E però alla fine anche lì è andata abbastanza bene. Okay? Questo è il momento, no? Poi vi metto il link, ragazzi, ovviamente. Porta Salernitana! Questo è l'effetto della maglia delle Salernitana, figuratevi la Juve. Torniamo con il... Stavo scherzando. Vabbè, dai, è una cosa giocosa qui, comunque, diciamo, mi sembra. La maggior parte dei tifosi napoletani è stata al gioco. Esatto, no, diciamo la maggior parte, proprio la stramaggior parte dei tifosi sono stati, cioè, anzi, no, Cocco Strunzo ci sta sempre, Isaac, tu lo sai che qualche stronzo lo trovi sempre, sia a Napoli. Questo sia è il canale, ragazzi, per vedervelo se volete. Uno su un milione, ecco, uno su un milione. Lo stronzo ce l'abbiamo in tutte le città. Uno su un milione, lei è molto ottimista, credo che sia... No, anche più di uno. Più bassa, però, facciamo uno su 10. Beh, no, ma in generale, magari. Uno su 10, ma sì. Come sei stata a Napoli, Isaac? Sei stata una giornata solo, un paio di giorni? Siamo arrivati, Ciccione, diciamo, idolo. La mattina alle 11 fino alle 7 di sera, ma da Dio, ci ho mangiato delle cose. Vediamo con la maglietta del Milan, perché dopo quella della Salernitana siamo andati sul Milan, no? Isaac, grazie. Peggio. A Istanbul ci andiamo, voi ci andate voi. Ci va sono invidiosi perché io c'ho questa e loro no. Comunque, ragazzi, prova del Milan superata, non mi hanno ucciso, ma siamo direttamente al next level, maglia della Juve. Ecco. Non siamo così poi tanto male, visto, Isaac? Esatto, no, alla fine però scusami, Isaac, tu hai fatto le altre maglie, tu te le sei messe anche tu o hai messo solo quella della Juve? Allora io ero andato là proprio per mettermi la maglia della Juve. Ah, lui... tu hai deciso se la faccio o la faccio, faccio bene. Le prove le faccio fa lui, poi mostro finale, la maglia della Juve è un mostro finale, livello finale. Molo per la patria. Esatto, proprio direttamente. Anche perché io mi ero pure colorato i capelli apposta, ok? Però spero essere, diciamo, l'Osimhen, però passato alla Juve. Az no, la Juve, la squadra che ha fatto soffrire. Vediamo quegli anni che tutti odiano. Isaac, sei ancora sicuro di volerlo fare? Facciamolo. Beh, comunque vi dico che... Ma, scusate, ma questo qua, voi l'avete visto quando il Napoli che stava a vincere dopo la partita, quando? Cioè... Durante Napoli-Salernitana l'avete o dopo? Fatto? Per capire. Non ho capito. Isaac, sai che durante quel giorno si giocava Napoli-Salernitana, giusto? Sì. Ma sì. Tu l'hai fatto prima o durante? No. Allora noi abbiamo indossato la maglia dopo la partita, cioè appena finita la partita. Ah, allora vediamo intanto Isaac qua dietro. Guarda com'è. Che amico, praticamente l'ha mandato avanti e si è distaccato dietro. Però secondo me ha fatto un errore perché lui stava con la telecamera, uno magari può capire che Vediamo. Esatto, non avrà mica pareggiato. Vediamo Isaac. Sono tutti arrabbiati perché pare che Napoli non abbia vinto ancora matematicamente. In ogni caso andiamo a prenderli in giro. Perché non abbiamo paura. Perché tutti eravate lì. Senti, dietro di sguardo non ci credevano proprio. A dirci, vi ammazzano. Vediamo se mi ammazzano. Nel frattempo iscrivetevi al canale per altri contenuti come questo. Qua ci siete andati proprio. Guarda. Che ricordo hai, Isaac? Raccontaci.
il sopravvissuto. Era uno solo, Isaac, uno contro uno, insomma, cioè, pensa la cavavi di più tu che sei più... No, io vedevo, allora, sinceramente, nel mio cuore vedevo la morte... Ma signora, come divertita dietro l'angolo, proprio le nostre due lampi, ok, erano proprio dietro di noi. Io le vedevo, cioè io mi sentivo che da un momento all'altro poteva arrivare non so che cosa, proprio da un momento all'altro. Guardalo Isaac là dietro, cosa stavi spiegando? Ha finito una trombettata, non ti è arrivata Isaac, qualche trombetta nelle orecchie. Vabbè, ci rimettevano il timpano, però. Guarda, Isaac, ragazzi, che dico, no. Volevo andare, qua volevi andare via, no? Praticamente. Vabbè, poi andate a vedere, cioè, però, ovviamente. Se a Napoli sono sopravvissuti due persone con la maglia della Juve dopo che non hanno vinto lo scudetto... Ma andando in giro così... Dobbiamo significa iniziare... che a Napoli stiamo migliorando davvero, una cosa a Napoli lo farei. Ma ecco, come tutto... Minchia...